YouTube. Eccoci tornati con un nuovo video, ragazzi. Oggi andiamo a vedere lo spoiler di Nightfall con Diana e tutti i lunari. Quindi partiamo subito. Nightfall, la keyword che già conoscete, ma la reintroduco per chi non se la ricordasse, è molto semplice. Se la carta con Nightfall non viene giocata come prima carta del vostro turno, attiverà il proprio effetto. Quindi molto semplice, si attiva solamente quando giocate la carta dalla mano. Quindi se viene evocata in altri modi non partirà il suo effetto Nightfall. Partiamo subito dalla prima carta. Abbiamo la Lunari Duskbringer, che è, diciamo, il motore un po' del mazzo, in quanto è un ottimo attivatore per Nightfall. Quindi partiamo con un attivatore anziché una carta Nightfall. Molto semplice, costo 1-2-1, quindi delle statistiche già ottime. Quando vengo evocato crea un Dusk Petal Dust nella nostra mano. Dusk Petal Dust, che andiamo subito a vedere, una carta molto forte che ci sconterà il prossimo Nightfall che andremo a giocare, quindi un ottimo attivatore appunto per questo effetto. Quindi la Lunari stessa è un attivatore per i Nightfall, in quanto la giocheremo come prima carta e poi giocheremo un'altra carta Nightfall. E il Petal, stessa cosa, lo giocheremo che ci sconterà un pezzo con Nightfall e chiaramente andrà ad essere giocato dopo per attivare il proprio effetto. Quindi una carta ottima che sicuramente vedrà gioco nei mazzi che abusano di questa meccanica. Un voto ottimo, le statistiche sono ottime, l'effetto è ottimo, si cicla da sola perché ci dà questa carta gratuita, quindi un'ottima carta. Prossima carta abbiamo la Lunari Shadestalker, una carta molto forte per le sue statistiche, costo 2-2-3, già si ripaga il suo costo per le sue statistiche ottime, in più ha il suo effetto Nightfall che prende elusivo, quindi molto forte. Sapete tutti che elusivo è una delle keyword migliori del gioco, quindi sicuramente un ottimo effetto. Chiaramente, contando che dobbiamo attivare Nightfall, dovete ponderare che a turno 2 probabilmente non verrà giocata, a meno che non abbiate risparmiato del mana a turno 1, quindi giocate una spell per poi giocare lei stessa. Comunque, anche se giocata nei turni a seguire, è molto forte, una carta che probabilmente vedrà gioco sempre nei mazzi Nightfall, potrebbe anche vedere gioco in mazzi elusivo, quindi vedremo un po' come si svilupperà il meta. La carta in sé è molto forte, quindi sono molto fiducioso sul suo gameplay. Come next card abbiamo il Crescent Guardian, costo 3-3-3, quindi già delle statistiche average ottime per il suo costo. Nightfall, dammi +2/+0 e ha un Overwhelm di base, quindi una carta che entrerebbe come un 5-3 con Overwhelm, molto aggressiva. Mi spiace molto perché è una carta che secondo me poteva avere molto più senso in mazzi come Noxus, quindi una regione Noxus sarebbe stata molto meglio, una regione Piltover, invece ce la ritroviamo in Targon, che a me non sembra una regione molto aggressiva, quindi peccato perché poteva vedere molto gioco in regioni molto più aggressive quali Noxus e Piltover, invece ce la ritroviamo appunto in Targon, che secondo me è sì aggressiva ma non è molto aggro, quindi è una carta un po' forse con una regione sbagliata. Le statistiche sono buone, però secondo me gli manca, diciamo, quella marcia in più per vedere gioco. Passiamo subito al nostro bene amato champion di Nightfall, quindi Diana. Molti amano Diana, quindi la commenterò subito. Champ molto interessante, il primo champ a costo 2 che viene introdotto con Targon. Costo 2, 2-2, quick attack, Nightfall, gimme challenger this round, quindi prenderà sfidante fino alla fine del turno. Molto facile da livellare, come Leona, quindi praticamente identica, anziché attivare Daybreak lei attiverà i Nightfall, quindi molto semplice. Si conta anche lei stessa per il level up, quindi se avrete giocato 3 Nightfall prima di lei sarà molto semplice level upparla. A differenza di Leona, comunque lei dovrebbe entrare a turno 2 o 3, quindi peccato per il fatto che comunque non si riesca a valorizzare così tanto, ma quick attack e challenger sono, diciamo, le due keyword che se combinate sono ovviamente broken. In tanti hanno detto che il più delle volte Diana probabilmente verrà giocata già level uppata, quindi la andiamo a vedere subito da girata. Molto semplice, dice Nightfall o quando attivi una carta Nightfall, dammi +2/+0 e sfidante fino alla fine del turno, quindi molto più forte, diventa un 5-3 con sfidante e quick attack, quindi ottimo per tradare. Come ho detto prima, Targon è una regione molto aggressiva, appunto Diana stessa è molto aggressiva, però non è aggro, è molto più, diciamo, midrange come meccanica, quindi sicuramente non andrà a aggrare l'avversario ma bensì a fare dei value trade per poi vincere la partita. Diana è un ottimo champ, lo preferisco a Leona, tocca vedere quanto sarà veloce il meta e se effettivamente ci saranno abbastanza carte per fare un mazzo Nightfall, in quanto Nightfall si va a dividere tra Targon e Shadow Isles, quindi tocca vedere quanto effettivamente sinergizzeranno queste due regioni. Come spell di Diana e spell che si può giocare anche singolarmente abbiamo Pale Cascade, molto forte questa carta, probabilmente vedrà gioco in tanti mazzi. Dai un alleato +2/+1 questo turno. Se hai fatto Nightfall, quindi se non è la prima carta che giochi questo turno, pesca anche una carta, quindi
molto più semplice da attivare questa carta in Nightfall, in quanto comunque essendo un combat trick, ovvero una carta che andiamo a giocare durante i combattimenti, probabilmente prima avremmo già giocato un follower, un champion o qualcos'altro. Quindi il più delle volte andrà a pescare una carta. Come ho detto nel video precedente, ragazzi, le carte che si vanno a ciclare, quindi vanno a pescare quando sono giocate, sono molto forti. Quindi molto simile al Guiding Touch che abbiamo visto nello spoiler precedente. Molto forte come carta, sicuramente si giocherà appunto in questi mazzi midrange ma anche in aggro, quindi sono fiducioso su questa carta. Come next card abbiamo Cygnus, The Moonstalker, 4-2, costo 6, Nightfall, dai a me, a un alleato, elusivo per questo turno. Molto interessante come carta, l'avrei preferito se non avessi avuto Nightfall. Secondo me è molto difficile attivare il proprio Nightfall e non verrà incluso nei mazzi che si basano su questa meccanica, quindi un po' un peccato per una carta che poteva avere del potenziale. Forse senza Nightfall sarebbe stato troppo forte? Probabilmente sì, è sempre difficile bilanciare carte con elusivo, quindi personalmente inizialmente avevo valutato molto bene questa carta, ma ripensandoci non credo troverà spazio perché non credo abbia proprio un'identità ben definita e è difficile includerla in parecchi mazzi, quindi non vedrà gioco. Come prossima carta abbiamo Hush, questa è una carta molto discussa, io stesso l'ho reputata una carta ottima, sono dell'idea che è una carta molto meta dependent, quindi in base al meta che troveremo vedrà gioco o meno, essendo una carta molto situazionale, quindi molto simile al Purify che già abbiamo nel gioco da molto tempo, ha una regione diversa, ha un altro effetto, può silenziare anche i champion, quindi interessante questa marcia in più che ha rispetto al silence che già abbiamo. Probabilmente una carta che vedrà molto gioco nei formati con la side, quindi tornei che io stesso andrò a sponsorizzare con Riot, quindi probabilmente vedrà gioco più a livello torneistico, quindi come counter di mazzi determinati che nella ladder. Rimane comunque una ottima carta. Come last card abbiamo il Poro Cannon. In tanti hanno detto che è una carta un po' meme, io sono dell'idea che in realtà questa carta potrebbe dire la sua, in quanto comunque si trova nella regione giusta, è Piltover, funziona con la meccanica discard, abbiamo non tantissime carte che vanno a scartare, scomba bene con Jinx, scomba bene con le altre carte discard e ci va alla fine a creare due Daring Poros, che sono i Poro 1-1 con elusivo, molto semplici da giocare, fanno dei danni, il mazzo discard attualmente è un aggro, quindi si va anche a ritrovare due pezzi elusivi 1-1, quindi diciamo che non è così male. A me piace personalmente come carta, potrebbe avere anche più value in futuro quando i mazzi discard saranno più validi. Ora come ora è una carta buona, non è ottimale ma è abbastanza buona. Questo era lo spoiler ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste carte, probabilmente quando uscirà questo video l'espansione sarà già uscita un paio di giorni, quindi se ho toppato qualcosa non mi date addosso e fatemi sapere cosa ne pensate, cosa avete provato, quali mazzi secondo voi arriveranno più in là, quali meccaniche non avete ancora visto e io vi do appuntamento al prossimo video ragazzi, bye bye!